buonasera, benvenuti, ben ritrovati. In attesa che tra qualche minuto si materializzerà il nostro presidente regionale, che è appena arrivato dopo un lungo viaggio da Agrigento, e quindi sarà questa la prima sua uscita ufficiale da neoeletto presidente regionale di AIS Sicilia. Vi do personalmente il benvenuto per una serata che vuole ricordarsi speciale, una serata di festa per tutti voi. Non vi nascondo, come dicevo quando vi ho salutato, dopo che vi ho rivisto con molte persone, con molti di voi, non mi rivedevo da parecchi mesi. È un'emozione particolare per me, per la delegazione tutta, vedervi in divisa di rappresentanza dopo un percorso che è iniziato dalla prima lezione del primo livello e si è poi coronato con i vostri esami. Stasera festeggeremo insieme questo importante traguardo. Bene, vi do semplicemente il benvenuto augurandovi buona cena. Nel corso della serata ci risentiremo presto e ci dovrete sopportare. Grazie, buona serata. Serata per la consegna dei diplomi per l'Associazione Italiana Somerelle e la delegazione di Taormina, e questa volta abbiamo il neo presidente regionale dell'Associazione Italiana Somerelle, Francesco Baldacchino. Buonasera Francesco. Buonasera a te Gianluca e buonasera a tutti gli altri che hanno aspettato questo momento da un bel po' di tempo, e speriamo che sia una serata proficua per tante belle cose. È un piacere averti qua a Taormina. Questa sappiamo che è la tua prima uscita ufficiale come presidente, la tua prima consegna del diploma proprio qui a Taormina, tu che sei da Agrigento, quindi hai attraversato la Sicilia proprio stasera per essere qua. Sì, si vede che è la mia prima uscita perché sono un po' emozionato, come si dice, la lingua non è tanto sciolta. Sì, no, è la mia prima uscita in un appuntamento AIS in Sicilia. Sono contentissimo di farlo proprio qui, il mio primo incontro da presidente qui a Taormina. Sì, vabbè, ma la fatica, dico, le strade, le cose, dico, poi tutta la fatica, tutto passa via subito in fretta quando poi ci sono dei momenti di convivialità come questo. AIS è una famiglia che cresce, la delegazione Taormina rispetto agli anni precedenti da 4-5 sommelier è arrivata a quasi 150 sommelier, un grande traguardo per la delegazione Taormina. Sì, sì, assolutamente sì, la delegazione Taormina guidata abilmente, lo dobbiamo dire, da Gioele e collaborata da personaggi come te e altri, non voglio dimenticare nessuno, ha lavorato benissimo, ha fatto cose direi eccellenti negli ultimi anni, e di riflesso è un, diciamo, atteggiamento, un qualcosa che si sta così manifestando in tutta la regione. È cresciuto Agrigento, è cresciuto a Trapani, Siracusa, Ragusa, anche le grosse, Catania, Palermo, sono anche esse in crescita. È un po' tutto il movimento regionale che ha questa tendenza di crescita. Taormina è l'esempio lampante di questa crescita esponenziale. Determinati risultati li possiamo raggiungere insieme. L'ho detto anche 2 anni fa, l'ho detto anche un anno fa, quando la delegazione da 2 componenti è passata a 40 componenti, quando la delegazione l'anno scorso è passata a 100 sommelier, quando adesso passa a 130 sommelier. Quindi questa è la cosa più bella. Il vostro contributo è fondamentale, saranno poi i responsabili settore a coinvolgervi, sempre grazie anche alla
supervisione del vostro delegato, non mancheranno i momenti associativi, dal consiglio di delegazione alla riunione degli associati, saranno appunto momenti importanti che riguarderanno tutti noi. Prima di passare, smorziamo un po' la tensione. Gioele mi ha pregato di svelarvi la prima telefonata che ho ricevuto da presidente AIS. Così faccio fare due risate e poi passiamo con la cerimonia. L'indomani ricevo una telefonata, rispondo, pronto, presidente AIS Sicilia, no, scusate, AIS Sicilia, sì, mi dica, con chi parlo? Si presenta, non ricordo il nome, ascoltici, le volevo chiedere un'informazione, mi dica. E tergiversava, perdeva un po' di tempo questo signore, questa signora, perché mentre leggeva sul sito, faceva, ma lei è Francesco Baldacchino? Sì, sono Francesco Baldacchino, neo presidente AIS Sicilia. Ah, ho capito, quindi lei è il presidente di AIS Sicilia? Sì, sono il presidente di AIS Sicilia. Ma quale onore, cioè volevo chiedere un'informazione, tutte le cose sarei immaginato tranne che ricevere informazione direttamente dal presidente di AIS Sicilia. Dico, sì, mi dica signora, che così le rispondo. Cioè, ma oggi partono autobus per Gela? Quindi ha confuso AIS con SAIS. Prima telefonata, non è una barzelletta, è storia vera. Il presidente, visto l'esito del percorso formativo, conferisce la qualifica di sommelier a... Neo sommelier Valentina Rita Lopresti. In questo momento stiamo premiando non una sommelier ma due sommelier. Quindi l'invito già arriva alla pancia di Valentina.
ringraziare tutto l'eccezionale staff dei colleghi, dei responsabili che stasera sono qui con noi. Lo avevo già fatto prima, dico ancora una volta di rivolgere loro un applauso. Gianluca, Dana, Giovanni, Letizia, Mimmi, Franco e tutti coloro che non sono qui presenti. E voglio ringraziare in maniera particolare lo staff di 01TV nelle persone di Gianfranco Nunzio e Giuseppe Lecause. Non mi crederete, ma loro, ne parlavamo prima al tavolo, hanno seguito 3 premiazioni. Noi ne abbiamo fatto soltanto finora 3 premiazioni a 3 classi e loro dal 2019 ad oggi hanno seguito questo importante momento, non solo questo momento importante, hanno seguito anche il momento della cena didattica, sono, diciamo, le nostre voci ufficiali per il servizio di comunicazione, mi permetto di dire eccellente, che svolgono. Li ringrazio di vero cuore per la loro disponibilità affettuosa che dimostrano nei miei confronti e nei confronti di tutta la squadra di Aistorchina. Ai giorni d'oggi la sciabolata viene fatta per un motivo particolare, il matrimonio, il giorno della laurea, in questo caso il giorno dei diplomi vostri. 3, 2, 1...